Sì, sicuramente la mia speranza è di fare un'annata importante perché il primo anno è stato un po' di inserimento nel mondo dei grandi. L'anno scorso purtroppo non è stato un anno positivo a causa di qualche infortunio e comunque non ho trovato molto spazio, quindi penso che quest'anno devo dare il meglio di me per arrivare, diciamo, alla mia consacrazione e cercare di far vedere tutte le mie potenzialità. No, sì, io penso che sia una posizione che possa esaltare le mie caratteristiche perché comunque il mister richiede interscambio tra noi centrocampisti, quindi diciamo che c'è il momento in cui posso impostare, il momento in cui posso inserirmi durante le nostre azioni d'attacco, quindi diciamo che mi sono trovato anche in queste due partite qualche volta vicino alla porta per arrivare alla conclusione, anche se non è andata nel migliore dei modi, però penso che sia un ruolo che mi possa dare molte, molte soddisfazioni. Purtroppo abbiamo avuto due episodi che ci hanno portato a questa sconfitta, nonostante un primo tempo che penso sia stato giocato per la stragrande maggioranza da noi. Abbiamo avuto molte più occasioni di loro e c'è stato anche un episodio dubbio, che è quello del calcio di rigore, che naturalmente se avessero concesso il calcio di rigore sarebbe cambiata la storia della partita, però dobbiamo essere forti, ripartire dalle cose positive che abbiamo fatto, che penso siano tante, e lavorare su quelli che sono stati i nostri limiti, che sono state in questo caso le palle inattive, e in settimana provare a, diciamo, a colmare questa lacuna. Però penso che non sia una prestazione da scartare, anzi, abbiamo avuto carattere, personalità e siamo andati a giocare senza paura, con coraggio, in uno dei campi che quest'anno penso sarà uno dei più difficili di tutto il girone. Sarà una partita difficile quanto quella che è stata a Chiavari e il Teramo deve imparare, soprattutto secondo me, ad essere più cinico e a sfruttare le occasioni che crea, perché dopo il calcio si sa com'è, basta un episodio e la partita si gira, quindi dobbiamo sfruttare qualsiasi occasione che ci capita, cercare di fare più gol possibile e poi, come ho detto prima, bisogna stare più attenti, cercare di risolvere quei problemi che abbiamo dimostrato di avere in queste palle inattive. Però penso che se giochiamo con coraggio e personalità, la partita la possiamo comandare e spero di poterla portare a casa. Adesso diciamo che è presto capire che campionato possiamo affrontare. Sicuramente penso che il mister sia ottimo perché ha delle idee veramente molto particolari e richiede coraggio, personalità, quindi penso che si possano fare grandi cose, anche perché siamo tutti giocatori bravi tecnicamente, quindi con lui diciamo che ci sposiamo bene. Il campionato è lungo, le partite sono tante, ci sono tante squadre forti, però penso che il Teramo, se gioca in questo modo, possa dire la sua durante il campionato.